È stato un intervento, diciamo, lungo e meditato. Molte riflessioni sono state fatte sul momento perché non si conosceva la fontana in tutti i suoi aspetti, soprattutto quelli interni dell'impianto idrico che non funzionava ormai da anni. Una volta riscoperta la realtà dell'opera, quindi sono state eseguite le fasi e decise le fasi operative più importanti fino alla restituzione. È stata una vera sorpresa per tutti e mi auguro che la città di Mazara del Vallo possa apprezzare.